Ciao a tutte ragazze, qua con un nuovo video. È davvero tantissimo che non registro un video qui davanti alla telecamera. L'ultima volta mi sembrava il video delle anteprime. E volevo appunto, sì, un video un po' chiacchiericcio. Volevo fare, al momento, di fare un video come quelli che si sono, si chiamano Mi trucco con voi, comunque mi strucco con voi. Probabilmente con le unghie, quindi magari mi metto lo smalto con voi. Soltanto che mi sono tolta la ricostruzione, come mi sembra l'avevo detto anche su Facebook, e non, quindi non mi va di mettere lo smalto. Ho soltanto messo il lucido per rinforzarlo un po', perché sono davvero cortine brutte, e quindi non mi va di mettere lo smalto. Però nel frattempo mi tolgo comunque lo smalto trasparente, quindi se vedete che magari armeggio è perché appunto mi sta togliendo lo smalto trasparente. Però appunto poi magari non mi interessa. Faccio appunto questo video per chiacchierare un po' con voi, per raccontarvi dell'ultimo periodo, insomma. E sono stata un po' assente, voi forse non ve ne siete accorti perché comunque io avevo registrato parecchi video, c'erano alcuni video davvero molto molto vecchi, che appunto vi ho caricato con messo la programmazione, quindi sono andati magari online da soli. Sono stata un po' più assente sulla pagina Facebook, mentre lì appunto cercavo sempre di essere comunque ero abbastanza presente. Praticamente sono stata un po' assente, forse ho saltato qualche giorno, perché praticamente sono stata male. Praticamente da questo 2015 è cominciato davvero malissimo. È stato più o meno un mese di inferno dal punto di vista proprio di malattie, perché all'inizio ho avuto la febbre, mi sembra, febbre e virus all'inizio dell'anno, e io per niente non mi sento mai male. Io ho davvero tantissimi anni che appunto non mi sentivo male con influenza. Poi c'è stato il periodo sì, tipo una settimanella, che è stato male Leo, il mio cane, che praticamente ha mangiato la roba del gatto, e quindi è stato male lui. Siamo dovuti correre la sera tardi al soccorso, al veterinario. Insomma, ho dovuto chiamare il veterinario di corsa, siamo corsi dal veterinario. E apro una piccola parentesi, anche per i prossimi video, ho in mente di fare una rubrica dove appunto vi parlo un po' di Leo, nel senso di, perché Leo ha un malassorbimento, lui, no scusate, lui è allergico a alcune scatolette, infatti lui mangia le cose ipoallergeniche. E invece Kira, la canina che avevamo prima, lei invece aveva un malassorbimento. Quindi magari mi faceva piacere creare questa rubrica che vi parla un po' appunto del cane, il cane in generale, appunto alcune cose come per esempio il cibo per quanto riguarda appunto lui che deve prendere appunto cose ipoallergeniche, o per esempio magari a momenti parlare del antiparassitari, insomma, un po' di cose appunto inerenti ai cani, oppure magari i cani cuccioli, appunto avendo io comunque un cane, sempre avuto cani, e andando anche al canile, so insomma alcune cose. Certo, non sono un veterinario, vi racconto semplicemente la mia esperienza, come appunto fa Silvia del canale Ivy's Bumpy, che lei parla appunto del mondo lapino e dei coniglietti. Vi lascio qui sotto il link alla playlist dei suoi video, perché sono davvero tanto carini. E appunto mi faceva piacere, se magari anche a voi fa piacere, appunto scrivetemi qui sotto nei commenti, cominciare questa nuova rubrica, che non avrà una cadenza mensile o settimana, insomma quando appunto mi andrà, farò appunto questi video dove appunto un'altra volta vi parlo un po' appunto dei cani, e perché no magari in futuro anche dei gatti, perché io ho Piero, come sapete, e non ho mai avuto gatti in casa. E appunto anche a lui ultimamente abbiamo castrato. Quindi appunto magari se volete sapere un po' come andrà, appunto, no, con questo appunto mi spiace, ma lo sto dicendo tantissime volte. Se volete sapere, un'altra volta, appunto, se volete sapere come è andata la castrazione appunto di Piero, appunto se, no, se vi fa piacere, insomma, fatemelo sapere qui sotto. Tornando a noi, c'è stato appunto lui che si è sentito male, Leo. Poi parte, beh, mia madre e tutti quanti i miei fratelli, perché ovviamente poi siamo passati tanti l'influenza tra tutti. Poi c'è stato mio padre, che lui si è dovuto operare, da fare una visita di controllo si è dovuto operare. Poi in quello stesso periodo a me mi è venuto un dolore all'ombelico,
un dolore forte che all'inizio era un po' sopportabile, poi appunto si è proprio trasformato in dolore e abbiamo insomma capito che era un'ernia ombelicale e che sarebbe stata tutta appunto essere operata. Sono andata prima a fare una visita di controllo dal chirurgo e questo mi ha detto appunto che era una piccola ernia, che se non mi faceva male potevo anche tenerla fino a che ovviamente finché non mi dava noia che appunto sarebbe stata, doveva insomma essere operata, perché comunque non si, non sparisce insomma. E io abbiamo detto insomma di no, abbiamo deciso di aspettare un po', solo che proprio il giorno mi sembra dopo che siamo andati appunto all'ospedale a fare questa visita, mi è scoppiato il dolore da morire, quindi ho dovuto aspettare un'altra settimana perché poi ho preso un altro appuntamento col dottore, di base, che mi doveva fare il foglio per fare un'altra visita, e invece mi ha fatto un foglio urgente che dovevo andare il giorno dopo al pronto soccorso. Infatti l'altro ieri sono andata, siamo andati di corsa al pronto soccorso. Io non camminavo più, non potevo abbassare, mi faceva male star seduta, dovevo stare soltanto sdraiata, praticamente non potevo fare appunto nulla. E nel frattempo, mentre io stavo male, mio padre si è operato, quindi insomma un sacco di cose che si sono accumulate. Un po' la paura, insomma, l'ansia per lui. Io che stavo male, tutto quanto, insomma, mia madre che doveva fare tutto in casa, portare fuori il cane, pensare ai bimbi e tutto quanto. Sono andata appunto all'ospedale e mio padre l'operazione è andata tutto bene, per fortuna è completamente, insomma, guarito. Mentre sono andata all'ospedale e mi hanno detto che praticamente non era un'ernia, ma era praticamente un furuncolo interno all'ombelico che aveva fatto infezione, che quindi si era cresciuta insomma questa palla e che sembrava appunto un'ernia, ma con l'ecografia si è vista che era questo furuncolo che aveva fatto l'infezione, che quindi faceva malissimo e insomma l'hanno dovuto scoppiare, diciamo. È stato dolorosissimo. Sono stata tutta la mattina all'ospedale, poi appunto mi hanno invece dato l'antibiotico e la cura insomma da fare e mi hanno dimesso sempre la stessa mattina. E da quando appunto sono andata all'ospedale sto benissimo, confronto appunto a come stavo prima, ora cammino, mi posso abbassare, non mi fa più male. Ora sto prendendo appunto l'antibiotico, quindi sono, diciamo, sto meglio, sono più tranquilla e appunto non avevo tantissima voglia di mettermi appunto davanti alla telecamera. Nel frattempo appunto ho anche tolto la ricostruzione, quindi non sono riuscita a fare neanche nail art, perché appunto non ho più messo lo smalto da circa una settimana. Quando ho tolto la ricostruzione avevo momenti di fare anche un video sulla rimozione della ricostruzione, soltanto che la rimozione della costruzione è una cosa molto delicata secondo me, che va fatto se si se, insomma si è capace a fare, perché io ho già fatto, mi sembra, due volte mi tolsi la ricostruzione su di me e sbagliai. Infatti mi fece davvero molto male. Mi resi le unghie talmente sottili e delicate che anche con l'acqua fredda, l'acqua calda, ogni minima botta, ogni minimo sfioramento mi faceva malissimo, quindi ho dovuto subito rifare la ricostruzione. E appunto non ho voluto prendermi la responsabilità di farvi vedere una cosa che comunque può danneggiarvi appunto le unghie, e quindi non l'ho fatto il video. Però avevo in mente di fare invece un video post ricostruzione, il trattamento, diciamo, che sto facendo in questo momento, e penso che quello appunto ora appunto è più o meno una settimana, forse meno, che l'ho tolto, e appunto a fine settimana, comunque tra un paio di giorni, vi faccio appunto vedere quello che ho fatto durante questo trattamento, e che comprende ovviamente anche l'impacco e lo scrub che vi ho fatto, cioè al video vi lascio qui il link. Detto questo, chiusa parentesi, spero di ricominciare il prima possibile a fare le nail art. E un'altra cosa, non so se ve ne siete accorti, ho sospeso la rubrica delle nell'arte ispirate ai telefilm, e mi dispiace davvero tanto perché comunque era una cosa che mi piaceva davvero moltissimo a me, perché io adoro i telefilm, come sapete. Soltanto che appunto sono un po' un periodo tutto così movimentato e sinceramente non avevo, perché io praticamente cominciavo più o meno, caricavo il video entro il 20. Io cominciavo già all'inizio del mese a capire, a scervellarmi, a quale decidere quale telefilm fare, a come farlo, insomma, poi devo fare il post sul blog, tutte queste cose, insomma, tutto quanto devo pensare a questa cosa. Poi comunque devo fare il video, registrarlo, fare le foto, modificare le foto, fare il voice over, montarlo, caricarlo, comunque è una cosa un po' lunga.
E appunto avere questa scadenza il 20, che poi non moriva nessuno se lo facevo più là, però insomma sapevo che andava caricato quel giorno lì, mi metteva un po' d'ansia, quindi alla fine non mi è passata un po', insomma, la voglia. Quella è una cosa che io voglio fare quando ne ho il tempo e ne ho la voglia, quindi non è detto che non lo farò più, magari tra un po' mi capita, mi viene appunto la voglia di fare una nuova nail art, quindi appunto la faccio, però senza appunto una cadenza. Ho già pronto anche un video che forse vedete subito dopo questo video qui, che non so neanche se vi può più piacere, ancora devo decidere se lo caricherò o no. È un video dove appunto facciamo insieme i cupcake della Cameo, quelli pronti, insieme appunto ai miei fratelli, farvi vedere appunto come si fanno. Ah, e mi dimenticavo anche che nel periodo in cui mio padre si è operato e mi è venuto appunto il dolore al mio ombelico, sono andata anche dal dentista, quindi appunto ci sono stati un paio di giorni, dopo una settimana e l'altra, che mi facevano tantissimo male i denti, e quindi il dente appunto che mi stavo curando, e quindi anche quello non ho potuto fare, registrare appunto la voce e cose così. Avete già visto un video per Carnevale di Nail Art in collaborazione con Doll Makeup 01 o 21, non mi ricordo, scusami Tatiana, non mi ricordo se è 01 o 21, comunque trovate il link sia al video che appunto ho già caricato domenica, sia appunto al suo canale, tanto nell'info box. E appunto quello sarà l'unica nail art di Carnevale, perché per lo stesso motivo, tutto quanto, insomma, questo qui non ho tempo di farlo un'altra, penso. Poi volevo anche chiedervi se vi può far piacere magari che io faccio delle nail art, siccome appunto se mi seguite su Facebook vi lascio il link qui sotto nell'info box. Io sulla pagina Facebook vi faccio vedere molto spesso che sto seguendo le uscite in edicola della Nail Art Collection by Mada Fashion, che appunto sono questi fascicoli con le cose per le unghie. Non li prendo tutti, alcuni li prendo, alcuni insomma quelli che mi piacciono di più, comunque le cose che non ho. Invece mi volevo appunto chiedervi se vi può far piacere che vi faccia appunto alcune nail art con quelle cose che trovo appunto nel fascicolo, ovviamente diverse da quelle che fa lei sul suo canale, perché appunto anche lei fa sul canale appunto della collezione, lei fa delle nail art con le cose lì, insomma. E appunto appena ricomincio volevo fare anche questa piccola specie di rubrica appunto con le uscite che prendo. E nulla, questo qui mi sembra che sia tutto, appunto un po' di quello che riguarda il mio canale, l'ultimo periodo e i prossimi video. E con questo è tutto, spero di non avere più periodi così, insomma, brutti per dal punto di vista appunto proprio di salute. E spero appunto di cominciare con i video e registrare il più possibile così a voce. Vorrei registrare anche qualche tag, quindi comunque vedremo. Con questo è tutto, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!